Pancetta e parmigiano. Sì, a me no di meno. Ma è ancora calda? No. E stavo pensando, a piacere, a piacere, a piacere. D'accordo, Piacere. Beh, anche meno perché sì, così così va bene. La cornice me la faccio da solo? vedi il bastone? No, è Aspetta che che vado a sfornare questo. bravissimo. Faccio sempre l'esempio, mi sposto. Faccio sempre l'esempio, caro Marco Casoni. No, se me la piacerebbe. Scaldo. Sarebbe un sogno. Faccio sempre l'esempio, io ho fatto già un'altra volta. Pensi se lei vendesse funerali? È diverso, lei vende gioia. E anche un Superman come lei di Milano trae gioia dalle sue proposte gastronomiche, caro Marco Casoni. Come si chiama la sua azienda fornitrice di questi liquori, il pizzolotto, eccetera? Chi è il fornitore, il distributore? La dolce linea e la delizia. Dolcelinea che è di Reggio anche? No? È di Parma. Di Parma. Ah sì, beh hanno anche un Hanno forno. preso il lavoro di... Hanno un forno anche? No, non No? No? credo. Sono omonimi e basta. Quindi quello e poi... E la Delite che invece è di Reggio. Come è scritto? Ligt. Delite. Ah, delete. Pardon. Ecco, una delle balle che sento più spesso è che i sordi sono spenti o sono pieni. È Ma gente... 2 secondi fa era pieno. Cioè, No, 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 ma qua non parlo di dove qua, hai visto che punto? No, però parlo di tanti colleghi. se tu me l'avessi chiesto un quarto d'ora fa che avevo appena infornato, ti dicevo che il forno era pieno. E il forno già spento può essere? Beh, il forno già spento, sì, A fine però... giornata. Esatto, cioè, a mezzogiorno delle volte mi capita, però se qualcuno vuole scaldare qualcosa, glielo butto dentro lo stesso, un minimo, cioè non sarà a 200 gradi, ma a 100... Perché a Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, c'è una signora che addirittura minacciava di chiamare i carabinieri perché A fa i doppi sensi, fa la furbina, B dice sempre, c'ho tutti i forni pieni, ma va al diavolo. C'hai tutti i forni pieni. Siccome ce li hai sempre tutti i forni pieni, vuol dire che non hai voglia, perché hai fatto due calcoli e hai pensato, dunque, se scaldo tutto, addirittura sono stato al bar che c'è all'alta velocità, ho ritrovato una vecchia amica e mi ha detto, i gelati non te li scaldo, voleva dire, ti ricordi che mi facevi trivolare a scaldare? Beh, con i prezzi poi è lo stesso. A me le Sono belli... passata prima per l'alta velocità. Ah sì? Katia Cirlini? No. No, 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 no. Katia è una donna conturbante. Qualche sera fa volevo portare la bulgara grassissima. Ha rifiutato di venire qua. Volevo portarla qua al bar Mary. Non ne ha voglia. Vuole solo che le paghi la colazione. Ha un debito sui 500 euro con il bar di Rubiera, caffetteria e albergo. No, perché... il gioco è questo, 100% di invalidità mentale. Quando mi pare però ragiona ancora. Così funziona. Ho conosciuto un ragazzo che si chiama Alessandro che ha un 90% di invalidità mentale. È interessato a venire in via Berneri quando ci sarà caldo per portare delle donne, mi pare anche, adesso no però. Io ho illustrato, gli ho fatto vedere. No, no, ma va già bene, ho già capito, va bene. Così è, 90% di invalidità. Mi ha detto il nonno che in un incidente gli ha toccato la libido, prima non era così. Grazie. Da quanto lo fa Marco Casoni, Il questo? fornaio? No, questo. Ah, boh, non lo so, già secondo me 2 o 3 anni già. Beh, io è raro che lo veda, eh. Ma non lo faccio tutti i giorni. Ah, ok. Non lo faccio tutti i giorni, vero. Ma alla scuola di Re di Milano ha visto anche altri insegnanti o solo lui? Ma c'è uno che lo aiuta, una e uno che lo aiutano. Ma sono bravi, uguali? Però sì. Beh,
sai, per me sono complicatissimi perché io non sono capace. E insegnano i balli latini. Chi è Marco Casoni, direttore artistico delle trattative con i bar? Chi li fa? Marco Casoni. Ah, boh, delle trattative onestamente con i bar non è che... Non ci sono trattative. C'ho quelli che ho, non è che... Prendiamo questo, al di là che andava pesato. Se lo compra un bar, come il Bar Sport, quanto meno lo paga? Un 20% in meno? Una spanne, eh? Faccio vedere, guarda, te lo dico subito. Ah, l'abbiamo pesato, bravo. Il 25% in meno. Mm-hmm. Gli do la fissa. A tutti uguale o dipende? No, tutti uguale. No, non faccio mica i prezzi diversi, no. Sì, ma la mia curiosità è, sono i bar a richiedere il forno Casoni o il contrario? E Casoni che quelli l'incontra? Che sono venuti a cercarmi loro, io non ne ho cercati onestamente. Ma perché non ha tempo? Perché non ne ha voglia? Non è un po' l'uno e un po' l'altro. Non ho tempo e non ho voglia, sì. Non è bravo nelle trattative? No, neanche. Te l'ho sempre detto che con le parole non sono bravo. E comunque mi fa specie che un bellissimo ami questi prodotti, un bellissimo come Lele. Ma secondo me non mangia tanto, viene qua a salutare. No, ho mangiato una pizzetta, un pezzo di gnocco, poi ha preso della roba, andare a casa. Non pensavo. Di solito sono molto salutisti, bellissimi. Critiche dei clienti, quante volte le ha ricevute Marco Casoni? Mai? No, a volte, capita. E guardi, ci ha guardato mia figlia su Google, io non sapevo neanche, merda. No, ma di persona nessuno? Sì. Lamenti di persona? Quello più curioso di persona? Io credo che dai... Una signora che mi è venuta a dire che dei tre panini che gli avevo dato il giorno prima, torinesi, due erano stati messi in freezer. Ecco, allora, lì, per carità, mi capita delle volte di fare delle cose che non sono venute bene, perfettamente, ma quei tre panini lì, siccome del pane in freezer non ce ne metto assolutamente, non ce ne ho mai messo, quei tre panini lì, che erano stati fatti anche con lo stesso impasto, perché di torinese ne ho fatto solo uno, e erano stati fatti nello stesso momento e cotti nello stesso momento, quindi erano uguali, identici tutti e tre. Però lei è riuscita a dire che due erano stati... Quanti anni ha? In freezer. La signora? Ah, avrà avuto una sessantina d'anni. Ah, pensavo di più ancora. Sì. Capito. Forse ce n'ha di più, non lo so. Quante volte sono venuti qua gli amici di... Come si chiama il figlio? Mi sfugge sempre. Mattia. Mattia. Ah, capitano ogni tanto. Adesso diciamo nel loro periodo, perché ho passato diverse generazioni già. Ah, quindi con la macchina? No. Sì, cominciano, di solito cominciano i 17-18 anni. Il venerdì notte. Il venerdì sì, adesso sì. Una volta venivano anche il sabato, perché c'avevo aperto anche il sabato. Alla notte? Sì. Ah, quindi 7 giorni? Ah, dopo però chiudeva la mattina? Prima del Covid ho fatto... Ma dai. 10-12 anni aperto anche la domenica. Grandissimo. Per fortuna col Covid mi hanno salvato, ogni tanto, Marco Casoni, mi viene in mente di... Perché vorrei farlo una volta, solo che deve essere di buon umore.
posso una volta venire sotto casa e filmare e arrivo qua? Niente, una volta, è la cosa più bella. Niente da fare. Ah, niente. Infatti io lo faccio il meno possibile. C'è della gente? Pochi. Pochi perché ci sono i bellissimi come Lele che fanno... Ma hai acceso? Certo, sì. Quando do del lei vuol dire che sono acceso. Ma non sempre inquadro pochissimo, il meno possibile. No, no. Pardon. Trasmetto, parlo con un'enfasi inferiore, generalmente. Sì. Ah, ma mi conosce, no? Ah, peccato. Sì, l'ho anche intervistato, un personaggio lì siamo ai limiti, perché? Perché mi sembrava di riconoscere la voce. No, perché? Io mi chiamo vannizagnoli.it e sono in diretta su YouTube qua. No, sono in differita. E lì siamo ai limiti, perché di fronte a una persona con problemi psichiatrici, il giornalismo siamo ai limiti, perché anche se la persona ha piacere, come Gianni, siamo ai limiti. Devi capire come prenderlo. No, siamo ai limiti perché la deontologia dice di fare attenzione sui malati. Quindi sa, è un filo molto sottile. Non è solo se uno è malato, non bisogna dire la malattia che ha. Tipo, non so, quando Vujadin Boskov della Sampdoria era... Un collega mi ha detto, guarda che malato, guai a te se lo scrivi. Cioè, un conto è Mihailovic, che un altro conto è... Quando una persona ha dei problemi mentali evidenti, perché basta vedere com'è conciato, io delle volte vado in giro non così, con le ciabatte, d'estate, oppure, non so, mi levo la maglia e mi filmo a torso nudo, lo faccio quando ero molto grasso, lo facevo apposta. Ho fatto un video da qua in su per dire il mondo non è solo dei bellissimi, quindi ridetemi pure, un collega mi dava del culano, cioè. Oh, un giornalista, professionista. Non deve esistere. Non deve esistere neanche il pensiero, è d'accordo? Ma non adesso perché siamo protetti, no, non deve esistere. E in generale, tanto meno da un giornalista. Esatto, la cultura vera, non la sottile presa in giro. Non c'entra nulla se ci conosciamo, se siamo in confidenza. Nessuno ti autorizza. Nessuno ti autorizza. Ma chiusa prima. Sulle persone. Gianni dove guardi? È curioso perché tratta meglio i Gianni dei giornalisti. Gianni va molte notti al bar a Pieve, dalla Katia. È bellissimo perché gli dice. Lo utilizza un po', dice, ma Gianni mi fai un piacere. Quelle persone scherzo. No, scherzo. Le persone gli avendo forse un certo senso, avendo forse sofferto la loro vita, hanno maturato quel senso di empatia che magari altri non hanno. Sì, infatti dire te, guarda, prima c'era qua un ballerino e ho pubblico, ero in diretta senza dire. Allora, se il DNA della tua famiglia e se l'allenamento, l'alimentazione... Sei un atleta del sesso, oltre a fare il maestro di ballo, no? Ma dimmelo, cavolo! Mi dici, guarda.
mi dici, soprattutto non lo dico io, lo dicono i medici, tutto quello che porta, no? Cioè, lei prende Bolt. Cioè, è uno degli uomini più desiderati dalle donne anche quando avrà 80 anni, è d'accordo? Dico Bolt per dirne uno. Mike Tyson, sì. Allora, alcuni sono molto lontani in tutti i sensi da me. Se mi dici, sì. L'unica cosa che mi devi dire è sì, in certe professioni quello è tutto, la bellezza, il fascino, la prestanza fisica, perché è così, è d'accordo? È d'accordo? Lei ha la fila di donne che vogliono andare a letto con lei? Purtroppo no. Oh, tutti vorremmo essere lui, benissimo, ma non mi dire che sei bravo perché sei andato a Rete 4, ma va bene, in televisione chi ci va? Ci andiamo noi tre? No. E allora, cavolo! Ci va Ronaldo, ci va... Bene, no, io parlo, non so, a Ballando con le Stelle, a dire... Cioè, chi ci va? Chi prendono in televisione? Noi? No. E allora, Marco Liorni, secondo lei, perché è in prime time? Perché è un bell'uomo, certo. No? Poi dopo, ci sono dei comici molto bravi, ma prima di tutto è un bell'uomo... È d'accordo? Sì, sì. Che piace alle donne? Si ricorda Michele Cucuzza? Sì. Secondo lei, per Giorgino, tutta sta gente, cioè, ci sono anche dei bravi giornalisti, ma sono dei presentatori. Scusa, c'era pure stanotte? Non ho mica visto. Oh, sono dall'altra parte dell'azienda. Cioè, ieri mi ha scritto che non c'era, poi mi ha detto che era malato, ieri, quindi non lo so se... No, non l'ho visto, non l'ho visto. Ma invece lei è di Pieve? Come fa a conoscere l'Italia? Io sono di Albinea, però giro molto spesso nelle zone, giro molto spesso anche... Ciao Marco! Ciao! No, ciao ragazzo! Ciao, ed è sempre stato... Io ho un sogno, come si chiama il suo nome? Lorenzo, io sogno che mi racconti quel marchio lì. Questo marchio? Possibilmente davanti all'azienda, o anche fuori dall'azienda. No, io racconto tanto giorno e notte, la vita vera, ma anche abbassando la voce. A me non interessa, io quel marchio, il primo marchio non lo conoscevo, il secondo lo conosco dalle batterie. Piacerebbe raccontare con uno di voi, ne ho trovato una marea qua. Come si lavora, cioè, se è appagante, se non è appagante, a prescindere da quello che ho fatto. Anzi, sogno di filmare il lavoro, non i volti magari, ma... No, questo... Allora, normalmente Lorenzo funziona così. Telereggio si compra la pubblicità. Mammi, sei maleducato. No. Reclamo parità, pari opportunità. Cioè, se Telereggio gli compri la pubblicità da me, e lavoro molto seriamente, mi apri l'azienda. E non vengo a dire che rubate o che vi sfruttano. Verrei per far vedere la magia, che per i fornai è più intuitivo. Non so cosa facciate, lavorare con le... Cioè, meccaniche dintorni è diverso, poi può essere anche pericoloso. Il mio parente, gli schizzi della batteria lo portarono un tumore, poi sono passati 40 anni, però può essere anche insidioso. Quel marchio lì mi dà l'idea di batterie dintorni, no? Quasi, noi facciamo componenti aerodinamiche, quindi diciamo che... Ma siete come una catena di montaggio? Sì, siamo una catena di montaggio. Ah, in cui tutti fate un lavoro. Cioè, esatto. Quelli che vedo qua sono operai. Esatto. Ma e fate in maniera diversa, ma lo stesso lavoro. Cioè, uno ha detto una roba, uno ha detto... No, c'è lo stesso lavoro, ma diciamo che ognuno ha... Una specializzazione. Un ruolo, diciamo, una specializzazione. E siete contenti? Allora, è un'azienda grande, quindi io non posso parlare... Sì, ma se io...